Ben trovati anche dalla pagina sportiva. La Lucchese ha vinto il Memorial Marchini con una rete siglata da Favale al 21esimo del primo tempo. I rossoneri hanno battuto 1-0 il Castelnuovo nella gara in ricordo dello storico presidente gialloblu negli anni della Serie C. Nella Lucchese esordi dal primo minuto di Falcone, Jovanovic e Strechie. Passiamo alla Serie D, si sono disputate le gare di Coppa Italia, vediamo com'è andata alle nostre. Con le immagini di Lerea alla Forte-Querceta Viareggio commentiamo il successo dei ragazzi di Carlo Bresciani nel derby di Coppa Italia contro i bianconeri, punteggio di 4-1 dopo che nel primo tempo la formazione ospite era passata in vantaggio con Folegnani, sfiorando poi il raddoppio con Chiellini, ma il Forte ha segnato il gol del pareggio con Rinaldini. Nella ripresa vantaggio di Amico, autorete di Virga nel recupero il gol di Falchini. In campo nel Viareggio l'ex Ferretti, nel Real Forte Querceta, oltre l'allenatore Carlo Bresciani, l'ex era Nicolas Guidi. Ai rigori il Seravezza Pozzi ha avuto ragione del Forte Ponzacco per 5-4 dopo che nei minuti regolamentari la gara era terminata 1-1. Rete del Seravezza con in brenda pareggio di Mazzanti, decisiva la parata del portiere Cavagnaro sul rigore di Rinaldini. Il Tuttocuoio si è imposto 5-3 sul Givi Borgo dopo i rigori, grazie al suo portiere Lombardi che nel corso dei 90 minuti ha parato un calcio di rigore ad Ortolini. Poi dagli 11 metri sono stati più precisi i conciari e passano quindi il turno. Restiamo in casa bianconera perché è stata presentata la squadra del Viareggio. Nel 2019 il calcio a Viareggio celebrerà i 100 anni di storia, uno straordinario traguardo che la squadra bianconera ha cominciato a celebrare domenica sera al Principino in passeggiata dopo che ha perso il derby di Coppa Italia 4-1 con il Real Forte Querceta. A tal proposito ascoltiamo ai nostri microfoni l'allenatore Luigi Pagliuca. Voglio partire dall'atteggiamento che ha avuto la squadra: corta, aggressiva, ha giocato sempre, ha creato, abbiamo rischiato quasi niente fino al gol abbiamo preso 4 gol su 4 disattenzioni, quindi ci possiamo lavorare e quindi va bene così. Nel corso della serata sono stati presentati ai tifosi i giocatori della prima squadra allenata da Luigi Pagliuca, che parteciperà al prossimo campionato di Serie D, tutto lo staff e poi anche il logo della squadra. Il presidente Cristiano Barone ha fatto gli onori di casa e ha annunciato che Marcello Lippi sarà vicino alla società in questo anno del centenario. Presente il sindaco di Maiore Alessandro Del Dotto, visto che la squadra giocherà buona parte del campionato per l'indisponibilità dello stadio dei Pini al comunale Camaiorese. Assente invece l'amministrazione comunale di Viareggio per la contemporaneità in Piazza Mazzini della consegna del premio letterario Viareggio. Vediamo se l'anno giusto, sicuramente è un anno veramente molto importante. Io la responsabilità la sento sempre, per me è sempre stato un onore incredibile ricoprire questo ruolo qua. Sono stati anni difficili, forse con tutto il rispetto per epoche precedenti e presidenti sicuramente più importanti di me e dell'attuale dirigenza, ce lo siamo anche un po' meritato, perché comunque con tutto quello che abbiamo sofferto in questi anni, forse è un po' il coronamento di una cosa che però, lo dico sempre, a noi ci piace condividere con tutta la città. Non abbiamo manie di esclusività, insomma il Viareggio è di tutti e quindi chi ha delle iniziative, chi ha delle idee, sia per il centenario che oltre il centenario, è sempre ben accetto. Si chiude qua anche la pagina sportiva, una breve interruzione e poi la terza parte del TG.